Dunque, il Ministero dell'Istruzione, come tutti sappiamo, gestisce banche dati di una dimensione piuttosto elevata, partendo scusate il tono della voce, ma purtroppo ho avuto un periodo di influenza che solo da qualche giorno riesco a parlare. E gestisce banche dati relative al personale scuola e da qualche anno, diciamo da una decina d'anni, anche relativamente all'anagrafe degli alunni, ai dati degli alunni. Parliamo di banche dati di dimensioni piuttosto elevate, personale scuola, personale amministrativo e dirigenti scolastici, arriviamo a cifre intorno al 1,2 milioni di personale di unità dipendente, che sono gestite prevalentemente per servizi di natura amministrativa, per la gestione dei processi relativi alla gestione dell'anno scolastico. Ultimamente il Ministero però, come tutti sapete, si sta ponendo anche in un'ottica di offerta di servizi all'esterno. Non da ultimo il servizio, quello per il quale poi il Ministero ha anche vinto il premio dell'Agenda Digitale 2015, è quello delle iscrizioni online. E le iscrizioni online prendono origine da quella che è la banca dati, che per me ha rappresentato, poi per il Ministero e per tutta la direzione, il primo approccio con la privacy e che ha consentito appunto di costruire questa banca dati nel pieno rispetto del codice sulla privacy. Ricordo i primi incontri che furono proprio nell'agosto del 2009, quando fui veramente, tornai dalle ferie, qui forse c'è anche il dottor Filippi, che fummo convocati proprio per avviare il percorso di costituzione e di realizzazione dell'anagrafe. L'anagrafe degli studenti, che è prevista dal decreto legislativo 76 del 2005, con delle finalità ben precise. E noi, sulla base di quelle finalità, abbiamo cominciato a costruire questa anagrafe attraverso un decreto che poi ha visto la luce dal 2005, dal 2005 in cui è uscito il decreto legislativo, ha visto la sua luce nel 2010 attraverso un decreto emanato dal Ministro. È una banca dati, quella dell'anagrafe degli studenti, che raccoglie circa 8 milioni e mezzo di posizioni di alunni e che, diciamo, dal 2010 ha subito anche delle modifiche a seguito dell'introduzione di nuove norme. Sappiamo che nel 2009, prima proprio dell'uscita del decreto, ci fu un intervento attraverso una legge nel 2009, così come che ha previsto l'ampliamento per il trattamento dei dati sensibili di studenti, così poi nel 2012 e nel 2013, quando è intervenuto anche una norma che ha previsto l'estensione dell'anagrafe degli studenti anche al settore dell'infanzia. Ricordo a tutti che nasce l'anagrafe degli studenti con la finalità della prevenzione del contrasto alla dispersione scolastica, quindi dal momento in cui lo studente ha l'obbligo della frequenza alla scuola. Nel 2012 è intervenuta una norma, una legge, che ha previsto l'estensione anche al settore al censimento degli studenti della scuola dell'infanzia. Così come poi nel 2012 è stato previsto anche l'accesso da parte degli Atenei per la verifica del titolo di studio. Nel 2013 ulteriormente, considerato che per la gestione di quelle che sono le procedure amministrative negli uffici scolastici regionali venivano rilevati dati relativi agli alunni con disabilità, l'anagrafe degli studenti si è arricchita anche di una componente che va a gestire anche l'attribuzione dell'organico di sostegno appunto per gli alunni disabili. E quindi nel 2016 è uscito, abbiamo lavorato anche qui con stretto contatto con il garante della privacy, per la redazione di un regolamento che ha previsto l'inclusione nell'anagrafe degli studenti di una partizione separata
per la gestione appunto dei dati sulla disabilità degli studenti. Pochi giorni fa abbiamo riunito tutti i direttori degli uffici scolastici regionali per dare indicazioni sul fatto che nel prossimo anno scolastico cominceremo la gestione dell'anagrafe attraverso della disabilità attraverso questa nuova componente nel sistema del Ministero dell'Istruzione. Quindi questo per farvi capire l'importanza e la rilevanza che ha la gestione della privacy nel trattamento dei dati, di banche dati di natura personale. Teniamo conto che stiamo parlando, nel caso degli alunni, di una banca dati contenente dati di minori e a questo punto anche di dati sensibili sugli studenti. Quindi diciamo, oltre ad avere quindi la storia degli studenti, che ricordo viene tracciata dall'ingresso dello studente fino poi all'uscita dello studente, e da quel momento in poi i dati vengono cancellati, e quindi qui parliamo del ciclo di vita proprio del dato, quindi dall'ingresso nel sistema attraverso un codice identificativo anonimo dello studente fino alla propria uscita, all'uscita proprio dopo il diploma. E quindi, vi ripeto, qui il lavoro è stato veramente intenso, ma costruttivo, e anche costruttivo nell'ottica di quello che sarà l'adozione del nuovo regolamento, che dovrà vedere, purtroppo però poi noi faremo sempre riferimento a quelli che sono i maestri che stanno appunto all'autorità, che prevederà che le amministrazioni dovranno camminare più sulle proprie gambe, no? Per dotarsi di tutte quelle che sono le regole da implementare nei propri sistemi. Un altro esempio di utilizzo della banca dati degli studenti, dell'anagrafe degli studenti, è quella, come vi dicevo prima, delle iscrizioni online, che anche per questo diciamo, ha previsto un accesso e un utilizzo da parte degli utenti esterni di quelli che sono i dati già presenti nell'anagrafe, quindi con una visualizzazione dei dati già precaricati in anagrafe. Anche per questo, per l'utilizzo appunto dei dati in anagrafe, noi facciamo molta attenzione a quelli che sono i principi imposti dal codice, quindi il principio della pertinenza, della non eccedenza nell'utilizzo del dato, e quindi qui anche la preparazione di tutti quelli che sono gli strumenti, a partire dall'informativa che viene posta sull'utilizzo dell'applicazione delle iscrizioni online. L'accesso all'anagrafe degli studenti è prevista con determinate modalità da parte di tutti quelli che sono gli utilizzatori, con definiti profili, e io ve ne riporto alcuni, quelli che sono relativi agli operatori della scuola, quindi ai direttori dei servizi amministrativi, al personale ATA che opera nelle segreterie scolastiche, a quelli che sono gli operatori previsti nell'amministrazione centrale, e a tutti coloro, prima di tutto a quelli che sono i comuni, che proprio per il controllo della verifica dell'assolvimento del diritto dovere hanno accesso alla consultazione di questi dati. E in questo momento stiamo effettuando una sperimentazione con i comuni di Roma, Modena e la provincia di Rimini per la consultazione puntuale della frequenza dei singoli studenti. E poi, questo in ultimo, stiamo oramai diciamo in dirittura d'arrivo con la stesura di un nuovo DM che ingloba tutte queste novità previste dalle varie norme, e che prevede anche quindi l'accesso da parte dei responsabili d'Ateneo per la verifica del titolo, del possesso del diploma, nel momento in cui lo studente si iscrive all'università. Questo, come sapete, per la verifica a campione della veridicità del titolo di studio. Questo, appunto, vi dicevo prima, verrà incluso è stato previsto nel nuovo DM che è adesso al vaglio dell'autorità garante.
Su questo già vi ho un po' raccontato quella che è la storia sui dati sensibili, cioè l'implementazione di questa sezione separata in anagrafe, che vi ripeto va a costituire una banca dati veramente diciamo, delicata dal punto di vista delle informazioni che contiene, perché gli uffici scolastici regionali e così poi le scuole andranno a inserire tutti quelli che sono i dati dalla diagnosi funzionale che poi accompagnerà lo studente per tutta la carriera scolastica nella gestione del docente che lo dovrà seguire in classe. Sull'informativa anche vi ho già abbastanza accennato. Sulle politiche di sicurezza, io qui ecco non sto a pubblicizzare quello che è il nostro sistema dal punto di vista della sicurezza, però non abbiamo mai avuto, per quanto riguarda l'accesso dagli esterni, attacchi al sistema per la consultazione dei dati degli studenti. Su questo siamo abbastanza tranquilli. Offriamo tutto quello che è il nostro supporto e il know-how anche per esempio a verifiche da parte delle autorità competenti, ad esempio nella ricerca dei minori, perché il codice prevede che nel caso di indagini di natura da parte di autorità competenti possiamo fornire il supporto all'individuazione della frequenza dell'alunno. Poi per quanto riguarda appunto tutte quelle che sono le azioni che andremo a intraprendere, abbiamo già avviato al nostro interno dei gruppi di lavoro, perché la scadenza sì è vero è lontana, sarà il prossimo anno, però c'è già piena coscienza che all'interno dell'amministrazione si dovrà creare quella cultura, quella possibilità poi di poter supportare anche tutte quelle che sono le direzioni che operano quotidianamente nel trattamento dei dati. Su questo insomma noi ci facciamo partecipi di tutte quelle che sono le vostre iniziative di formazione, di poter insomma operare al meglio nell'ottica di una prospettiva di utilizzo del dato da parte dell'amministrazione e anche degli utenti esterni.